Franco, quanto è importante questa inaugurazione a Torino di 10 colonnine e stazioni di ricarica per veicoli elettrici? È importante come ogni singolo installazione che facciamo, ogni giorno uno in più, per crescere e per portare avanti un'idea di accessibilità, interoperabilità, ma soprattutto miglioramento dell'esperienza utente. In questi due giorni ci hanno dimostrato il grande interesse degli utenti elettrici a quello che facciamo. L'assessore era qui dietro e si è complimentata che abbiamo fatto tutto quanto in 20 giorni. È importante fino alla prossima installazione, che sarà la più importante di questa. Come sempre, è giusto che sia così, anche perché devo dire una cosa: noi, come sai, abbiamo viaggiato insieme al nostro Daniele Drago, che ci sta riprendendo, fino al Salone Internazionale di Francoforte con una Volkswagen e-Golf, il modello elettrico della casa di Wolfsburg, certo. E abbiamo utilizzato l'applicazione Bigway nei nostri giri in Svizzera e in Germania, con ottimi risultati. Abbiamo scaricato l'app senza nessun tipo di problema, quindi posso dirlo per esperienza propria che funziona benissimo. Grazie, mi fa piacere. Non funziona sempre benissimo al 100%, perché molte volte alcune colonnine non comunicano correttamente, cioè la colonnina che abbiamo qui dietro ha dentro una SIM, ma se dovesse capitare un calo di segnale la SIM ha un problema. Mi fa piacere, grazie, non lo sapevo. È un po' il nostro obiettivo, che gli italiani possano andare all'estero e gli esteri venire in Italia. Hai detto prima una parola magica: interoperabilità. Più che una parola magica, è una parola che usiamo solo noi in Italia. Abbiamo partecipato a una riunione settimana scorsa in cui l'operatore di Milano non vuole essere interoperabile, in cui altri operatori vedono l'accessibilità come requisito fondamentale invece dell'interoperabilità. Noi crediamo, in quanto europei, in quanto imprenditori privati e non dipendenti di aziende pubbliche, che le leggi della Comunità Europea hanno un indirizzo. Nella legge c'è scritto a chiare lettere che i server devono garantire l'interoperabilità a tutti, non indiscriminata. Noi facciamo business così, il mercato deciderà cosa fare. Sì, c'è da dire anche una cosa molto importante, lo dico dal punto di vista dell'utente, come siamo stati in questo viaggio a Francoforte e anche nel viaggio alle Dolomiti e nel viaggio adesso a Torino. Coloro che hanno bisogno di caricare la macchina perché sono senza energia, non interessa chi è che ha fatto la colonnina, interessa caricare. Come chi deve fare benzina o diesel, non interessa a che marchio va, basta farla. Sì, è corretto. Quindi la visione che io nella provincia mia ho le mie tesserine, se no non faccio ricaricare e perdo il contatto dei clienti, è una visione anni 70, voglio dire, non l'abbiamo mai sposata. Per noi non è importante chi ha le colonnine, hai ragione tu, per noi è importante che qual è il servizio che forniamo prima, durante la ricarica e dopo. C'è gente oggi qui che ricaricherà a 22 kW, ci metterà le 40 minuti e 2 ore, mentre qui attraverso la nostra app può fare delle cose, avere dei vantaggi e interagire col territorio. Questo. Le fast, come abbiamo già parlato, servono, fantastiche, è giusto che ci siano per le tratte. Magari un domani riusciremo anche noi a installare, abbiamo dei progetti, però è come dici tu, vieni a Torino, vuoi visitare questa bellissima città e mentre sei qui ricarichi, che siano mie, che siano di qualcun altro, frega niente. Io voglio essere l'interfaccia che permette questo. Okay. Grazie, e quali sono i prossimi progetti? Sappiamo che hai molta carne nel fuoco. Sì. Spero di invitarti presto nell'inaugurazione di un centro commerciale, sempre in Piemonte, non per far pubblicità a noi, ma per far pubblicità al centro commerciale che ha avuto questa visione, finalmente anche loro, di una ricarica interoperabile, per cui non devi andare dentro, prendere, vai, prendi, tesserina, esci,
Io spero vivamente entro la fine dell'anno di invitarti al nostro primo progetto all'estero. Quello sarà veramente un altro importante passo e spero che tu ci seguirai sempre con affetto come fai. Grazie.